Ciao a tutti, sono Stefano Crespi, un postdoc dell'Università di Groningen in Olanda. Sono stato selezionato per la fase finale del Premio Levi 2018 bandito dalla Società Chimica Italiana. Questo grazie a un mio lavoro intitolato Tuning the Thermal Isomerization of Phenylazoindole Photoswitches from Days to Nanoseconds. Questo studio è stato svolto mentre ero postdoc all'Università di Pavia, in collaborazione con l'Università di Regensburg, in Germania. Al centro di questo studio vi sono photoswitch della classe degli azobenzeni, cioè molecole che possono interconvertirsi da una forma stabile E ad una metastabile Z mediante irraggiamento. Il processo contrario può essere indotto tramite irraggiamento con una differente lunghezza d'onda oppure per via termica. Nel secondo caso, l'essere in grado di controllare la stabilità della forma Z è vitale per poter utilizzare questi composti in differenti applicazioni che richiedono dei tempi di vita differenti. Si passa perciò da dei composti con delle forme Z estremamente stabili per essere usate come memorie molecolari o porte logiche nel cosiddetto data storage ottico, fino a molecole con una forma Z via via progressivamente più instabile, che possono trovare uso nel crescente ambito della fotofarmacologia. L'esempio estremo sono degli oscillatori con tempi di vita nei milli o nanosecondi per smart materials o fotooscillatori polimerici. Introdurre uno scaffold eteroaromatico permette di ampliare il numero di meccanismi termici e il range di tempi di vita associati all'isomerizzazione ZE. Nel nostro caso particolare, la sostituzione del benzene con un indolo ha reso possibile il controllo della stabilità della forma metastabile in un range di 13 ordini di grandezza, coprendo perciò dei tempi di vita che vanno dai giorni fino ai nanosecondi. L'analisi di un così ampio spettro di cinetiche ha reso necessario un approccio estremamente variegato, che ha fatto ampio uso dell'arsenale tipico del chimico fisico organico, fondendo la spettroscopia UV con la chimica computazionale e con la spettroscopia transiente, tutto ciò per poter svelare i cammini percorsi dalle molecole associati alle diverse cinetiche di isomerizzazione che sono state osservate sperimentalmente. Ciò che risulta interessante è che questa vasta gamma di tempi di vita può essere controllata mediante minime modifiche strutturali, quali la metilazione sull'azoto indolico e la concentrazione dei solventi protici nella nostra miscela di reazione. Così facendo si può variare il tipo di meccanismo di isomerizzazione termica ZE che viene seguito dalla molecola a seguito del suo irraggiamento. In particolare, la forma N-metilata ha dei tempi di vita che vanno dai giorni alle ore a causa di un meccanismo definito di inversione. La forma NH indolica, invece, in assenza di solventi protici, ha tempi di vita che variano dai minuti ai millisecondi a causa di un movimento detto di rotazione. La presenza di un solvente protico permette un meccanismo di isomerizzazione intermolecolare mediato dal solvente stesso, che porta alla formazione di un intermedio chiamato idrazone, il cui ruolo nella veloce conversione ZE degli azobenzeni è stato postulato in passato, ma è stato osservato sperimentalmente per la prima volta in questo lavoro tramite spettroscopia transiente. Mediante questo meccanismo, le più veloci cinetiche di isomerizzazione nel nanosecondo possono essere registrate. Questo articolo rappresenta un esempio di come un approccio scientifico di base possa portare alla razionalizzazione dei particolari di una reazione stessa, ponendo perciò le fondamenta per una possibile applicazione pratica della reazione. Questo articolo è stato ed è per me un momento di crescita professionale e personale, perché mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo dei photoswitch e delle macchine molecolari. Di conseguenza sono riuscito a scrivere, a vincere una individual fellowship offerta dalla Marie Curie Action dell'Unione Europea, trasferirmi così in Olanda per lavorare nel gruppo di Ben Fierica su nuovi motori molecolari.